Ste, benvenuti, io sono Eli, grazie per essere qui. In questo frangente mi presento in qualità di insegnante Reiki di nona generazione e istruttrice di Vinyasa Yoga. Ho seguito tutta la mia formazione in Thailandia, dove ho vissuto per circa 2 anni e ho proseguito poi i miei studi e le mie pratiche tra Australia e Indonesia e poi di nuovo ancora Thailandia. E qua, durante questo video, andremo a vedere come funziona l'energia, il sistema energetico dei chakra. Nello specifico, andremo a parlare un po' di Reiki e un po' di yoga e come si forma un blocco nel nostro sistema energetico. Allora, quando parliamo di energia, non parliamo di un qualcosa di fisico e di materiale, ma parliamo di un'energia invisibile, quindi qualcosa di intangibile. Questa energia abbiamo già scoperto nel corso degli anni essere presente in tutto, quindi in tutto quello che ci circonda. Ed è stato poi rilevato anche proprio dalla scienza attraverso, anticamente, ad esempio, la fotografia Kirlian, la presenza di queste scariche, elettromagnetiche intorno agli oggetti, intorno agli organismi. La fotografia Kirlian era appunto un insieme di tecniche fotografiche in grado di catturare queste scariche elettriche intorno ai corpi. Attraverso questa tecnica fotografica abbiamo proprio potuto vedere con i nostri occhi la presenza di questo campo energetico, questo campo aurico intorno a tutto, che ci avvolge. Questo campo aurico individuale che noi abbiamo e trasportiamo all'interno di noi come energia individuale viene chiamato nel mondo del Reiki, nella cultura giapponese, Qi, quindi questa è l'energia individuale. Nella cultura cinese questa tipologia di energia viene chiamata Qi, quindi l'avremmo già sentita nominare probabilmente in altri ambiti. Poi viene chiamato Prana nel mondo dello yoga, e Prana, oltre flusso vitale, significa appunto anche respiro, e sono anche proprio le tecniche di respirazione che poi eventualmente vengono utilizzate anche nel Reiki per veicolare questa energia a cui abbiamo accesso con determinati strumenti. Quando parliamo di energia, non ci riferiamo ovviamente solo all'energia nostra individuale, ma ci riferiamo all'energia che nel Reiki viene chiamata energia Rei, quindi un'energia universale che va a dare vita a tutti gli organismi. Questa energia è una fonte inesauribile, quindi durante i trattamenti Reiki e la pratica Reiki noi abbiamo accesso a questo tipo di energia inesauribile, che appunto scorre attraverso il nostro organismo costantemente. Abbiamo accesso attraverso il Reiki, ci sono proprio delle tecniche specifiche che ci consentono di veicolare questa energia, questa fonte inesauribile, ad un'altra persona o a noi stessi. Quindi quando noi offriamo un trattamento a qualcuno, andiamo subito a sciogliere il primo dubbio, non utilizziamo la nostra energia personale, ma utilizziamo un'energia che proviene da un bacino inesauribile, che non è il nostro. Andiamo a veicolarla e andiamo a trasmetterla normalmente attraverso le nostre mani, sia su noi stessi che sugli altri. Ci sono 3 livelli di Reiki. Il primo livello ci consente di lavorare sul nostro corpo, quindi viene fatto per seguire gli autotrattamenti Reiki e anche per trattare eventualmente gli altri, quindi amici e familiari. Nel Reiki c'è proprio una struttura, quindi un posizionamento particolare delle mani che utilizziamo per dare i trattamenti agli altri, che può variare invece per quanto riguarda il Reiki di secondo livello, dove non abbiamo più una struttura, tra virgolette, settata, rigida, come abbiamo nel Reiki di primo livello, ma abbiamo accesso a dei simboli particolari che sono delle chiavi con le quali andiamo ad accedere a determinate vibrazioni, a determinate frequenze. Perché frequenze? Perché il Reiki va a lavorare proprio su delle frequenze energetiche, sull'energia stessa. Facendo noi parte di un tutto, come energia individuale, comprendiamo anche che responsabilità abbiamo nei confronti del tutto. Quindi abbiamo anche una responsabilità individuale in termini proprio di mantenere il nostro sistema in una determinata frequenza, non solo per il nostro benessere, ma anche per chi ci circonda e anche per manifestare fuori di noi
una realtà che sia il più possibile una realtà piacevole, che sia il più possibile una realtà che ci faccia stare bene. Come facciamo a creare una realtà che ci fa stare bene fuori di noi? Lavorando all'interno di noi, perché infatti noi andiamo a trasmettere fuori di noi esattamente tutto ciò che accade al nostro interno. Quindi è vero che, come dicono gli yogi e come dicono i grandi maestri, modificando tutto quello che c'è all'interno di noi, noi andiamo a cambiare il mondo. Quindi per cambiare il mondo basta semplicemente veramente lavorare su se stessi. Tutte queste pratiche come Reiki e lo yoga, così come vedremo adesso, vanno a lavorare nello specifico in questi termini, quindi è l'inizio di un percorso di lavoro, di ricerca di se stessi in se stessi. Quindi utilizziamo degli strumenti per arrivare ad accedere a chi siamo veramente, a di che cosa siamo fatti, qual è la nostra vera essenza e qual è anche la nostra sorgente. Nel Reiki, come dicevamo, abbiamo queste due parole, quindi Rei e Chi, Rei che è energia universale, Chi che è l'energia individuale, e attraverso queste modalità, queste tecniche di attivazione, questi mantra interni, queste tecniche di respirazione, siamo in grado di richiamare, di richiedere, di ricevere questa energia e veicolarla a un'altra persona. Per quanto riguarda invece lo yoga, che cos'è lo yoga? Lo yoga ci consente non solo di andare a cambiare la nostra frequenza vibrazionale, perché ogni asana, ogni postura yoga lavora in modo specifico su un centro energetico, ma ci consente anche di sviluppare un punto di osservazione completamente diverso da prima, che ci consente di visualizzare, di vedere oltre la realtà alla quale siamo abituati. Quando parliamo di yoga, immaginiamo o pensiamo immediatamente alla pratica fisica che magari possiamo vedere nei video su Instagram o su Facebook, o pensiamo appunto allo studio yoga, alla pratica fisica che è la classica che si svolge sul tappetino. In realtà la pratica fisica dello yoga è solo un aspetto molto piccolo di tutta la filosofia yoga, di tutto il sistema dello yoga, che in realtà è composto da tantissimi altri elementi che vengono riassunti, perlomeno per quanto riguarda l'Ashtanga yoga, in 8 limbi. Questi 8 limbi sono yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Quindi i primi 2 limbi, yama, niyama, vanno a racchiudere, a riassumere tutti i concetti di non violenza, una non violenza che non viene intesa come una non violenza semplicemente fisica, ma una non violenza di parole, una non violenza di pensieri, un dire la verità, il non mentire, praticamente sono delle linee guida comportamentali che ci consentono di agire in modo corretto nel mondo e aiutarci e sostenerci durante questo percorso di realizzazione di chi siamo veramente. La pratica di asana, quindi la pratica delle posture, arriva solo al terzo ramo, al terzo limbo. Quindi questo già vediamo che sia già meno, tra virgolette, importante delle prime 2 posizioni. Poi abbiamo la pratica di pranayama, quindi del controllo della respirazione, della gestione del respiro. Poi abbiamo Pratyahara, quindi la ritrazione dei sensi, che è un qualcosa che noi pratichiamo durante lo yoga, così come in tante altre discipline, quindi il distaccamento dall'attaccamento alle nostre percezioni della realtà. Per esempio, nello yoga utilizziamo il corpo, utilizziamo la respirazione, utilizziamo un certo tipo di visualizzazione. Utilizziamo il suono, quindi l'ascolto del respiro, proprio per ingaggiare, per utilizzare tutti i nostri sensi volgendoli all'interno. Quindi diciamo c'è una ritrazione, come se fosse una tartaruga che rientra nel suo guscio, nella sua casetta, e in questa fase di ritrazione cominciamo ad osservare quello che accade all'interno di noi. Poi abbiamo Dharana, Dhyana, Samadhi, che sono gli stati meditativi nei quali abbiamo accesso quando la pratica comincia a svilupparsi a un certo livello.
E poi vabbè, Samadhi, che è proprio il processo di liberazione, quindi diciamo che il nostro ultimo obiettivo finale, l'obiettivo che alcuni yogi hanno raggiunto nel corso della loro vita e dai quali noi prendiamo un grande esempio. Tutte queste pratiche, tutte queste discipline hanno come finalità quello di andare oltre i sensi, quindi oltre la percezione sensoriale, la percezione illusoria che noi abbiamo della nostra realtà, quindi andare oltre quello che viene semplicemente chiamato il falso ego in sostanza. Quindi andare oltre quel filtro che non ci consente veramente di vedere che cos'è la realtà, di percepire le cose da un punto di vista distaccato, no? Quindi è un po' come se percepissimo sempre tutto quello che ci accade attraverso a una maschera che stiamo indossando e non abbiamo mai veramente la capacità di vedere tutti la stessa cosa, non possiamo vederla perché ognuno indossa una maschera diversa. Ognuno nel corso della vita va a creare all'interno del proprio sistema un filtro, un modo di percepire le cose completamente diverso. Quindi attraverso queste discipline noi lavoriamo sul pulire questo filtro, esattamente come ogni tanto si fa la manutenzione del filtro del condizionatore della macchina. Se quel filtro è sporco, anche la qualità dell'aria che andremo a respirare sarà alterata, sarà dannosa, sarà diversa a come rispetto a un filtro che viene pulito. Quindi chissà cosa andiamo effettivamente a inalare, lo capiamo solo quando quel filtro lo cominciamo a prendere, lo osserviamo, lo giriamo, lo guardiamo e capiamo quanta spazzatura, quanto sporco in realtà è stato proprio necessario togliere affinché la verità ci arrivasse, affinché quest'aria ci arrivasse così come ci doveva arrivare. Quindi tutte queste pratiche sono pratiche che noi svolgiamo sicuramente per ritrovare un benessere, sicuramente per stare meglio anche a livello fisico, a livello mentale, quindi sono strumenti che utilizziamo per il controllo della mente, prima di tutto. E poi una conseguenza che se io utilizzo la mente a mio servizio, questo mi consente di utilizzare la mente per delle pratiche di realizzazione e quindi l'unione col tutto che viene nominata nello yoga. La riconnessione al tutto è una conseguenza della pratica quotidiana, di una pratica alla quale io mi dedico perché finalmente riesco a controllare, o almeno ci provo a controllare meglio la mente. Per quanto riguarda il sistema dei chakra, quindi tornando al discorso del Reiki, che cos'è il sistema dei chakra? I chakra sono delle ruote, dei vortici di energia. Vengono chiamati appunto chakra perché in sanscrito letteralmente tradotto significa poi ruota e sono dei centri energetici che sono collocati nel nostro corpo. Ce ne sono sei nel corpo fisico e un settimo che è posto alla sommità del capo, che è quello legato all'illuminazione. Noi abbiamo queste correnti energetiche che vengono chiamate nadi, che sono circa 72.000 secondo i testi vedici, che attraversano il nostro sistema costantemente. Quando queste nadi si incontrano, arrivando dall'alto, attraversando il corpo, creano un punto di intersezione, quindi un punto di incrocio, e questo punto che si crea in mezzo tra le due dita che si incrociano, creano un punto che viene nominato un punto marma. Il punto marma sono punti che vengono stimolati, ad esempio, durante l'agopuntura o lo shiatsu per ripristinare il corretto flusso energetico. Quando invece questi nadi si incontrano per più volte nello stesso punto di intersezione, si incrociano costantemente, sempre attraversando lo stesso centro, creano una bolla, creano un punto talmente ricco, talmente denso, talmente carico di energia che prende il nome di chakra. E così vediamo come nasce la struttura energetica dei chakra famosi che vengono nominati, che sono collocati sulla nostra colonna in direzione che vanno dal basso verso l'alto. Dalla nostra nascita e durante la fase adulta, questi chakra mano a mano si cominciano a formare sempre in modo più dettagliato e proprio tutto il nostro percorso spirituale
ci consente di partire dai chakra bassi, quindi dal chakra della radice, dai chakra di sopravvivenza fondamentali e se vogliamo i chakra un pochettino più materiali legato alla materia, al movimento, andando su vanno a incontrare un altro centro energetico, che è il centro energetico ad esempio dello stomaco, Manipura Chakra, che è il centro del fuoco, della trasformazione, e quindi diciamo che da questi tre punti energetici, dal basso verso l'alto, da qui in poi inizia proprio un lavoro di subliminazione dell'energia, quindi andiamo proprio a muovere e accedere a tutto quello che è ciò che vorrebbe portarci poi alla liberazione, all'illuminazione finale. Questo per andare un pochettino più in profondità rispetto a queste pratiche. Se vogliamo utilizzare queste pratiche invece inizialmente appunto solo con la finalità di sentirci meglio, di ripristinare semplicemente un ordine nella nostra vita, ovviamente questo è l'approccio, è il modo in cui ci avviciniamo a tutte le discipline, quindi non vogliamo subito pensare necessariamente all'illuminazione, però è importante conoscere che secondo gli scritti tutte queste pratiche sono state create, sono state pensate per arrivare a quell'obiettivo ultimo, quindi a quello di comprendere profondamente veramente chi siamo, quindi riformulare questa connessione tra corpo, mente e spirito. Detto questo, come si crea un blocco? Un blocco si crea tutte quelle volte che all'interno di noi tratteniamo un qualcosa, ovvero sviluppiamo un attaccamento nei confronti di una situazione nella nostra vita. Questa situazione può essere ad esempio una situazione dolorosa, una perdita, la fine di una relazione, un lutto, può essere una separazione, può essere qualunque essa sia, un trauma fisico, psicologico che abbiamo vissuto, che non siamo riusciti a elaborare e che rimane bloccato all'interno. Che cosa succede quando rimane bloccato all'interno? Accade che all'interno di noi si crea anche una sorta di ostacolo, una sorta di diga, che non consente alle nadi, all'energia che arriva, di attraversare correttamente il chakra, il centro del chakra. Questa diga funziona proprio da ostruzione, quindi quando arriva l'energia, l'energia non riesce ad attraversare correttamente il centro energetico e tutto quello che riesce ad entrare è frammentato, è debole, non è un'energia vitale che ci fa sentire bene. Proprio perché? Perché sono tutte queste cose che non guardiamo, che non elaboriamo all'interno di noi, che non ci consentono di accedere a questo bacino illimitato di energia che ci fa stare bene. Perché si dice questo? Perché è vero che il viaggio, che il lavoro comincia da dentro di noi. Quando cominciamo a lavorare all'interno di noi, quindi direttamente su queste dighe, direttamente su questi attaccamenti, direttamente su tutte queste sensazioni, questi traumi che non siamo riusciti a lasciare andare, quindi quando in sostanza cominciamo a camminare su un percorso che ci conduce al perdono, alla tolleranza, alla compassione, prima di tutto verso noi stessi, verso i nostri mostri, verso le nostre paure, quando cominciamo questo percorso, anche tutto quello che accade all'esterno di noi acquista un significato diverso e si trasforma. Il nostro modo di percepire, il nostro filtro attraverso il quale percepiamo il mondo si trasforma. Quindi capiamo da questo il motivo per il quale ci viene sempre detto la felicità è dentro di te, tutto nasce dentro di te, tutto finisce dentro di te. È vero che tutto energeticamente parte all'interno di noi. Per quanto mi riguarda personalmente, questo abbraccia tantissimo tutto l'argomento Reiki, nel mondo dello yoga si parla di karma e reincarnazione, quindi i testi vedici parlano molto di questi argomenti, quindi sicuramente c'è anche un'influenza karmica rispetto a quello che ci accade nella vita, cioè ci sono determinate circostanze nella nostra vita che dobbiamo attraversare perché fanno parte della nostra storia passata e si ripropongono in questa vita per essere attraversate e idealmente per essere superate. Ma che cos'è il karma? Il karma si produce a seguito delle nostre azioni. Il karma non si produce solo a seguito di azioni positive, ma anche a seguito di posizione
azioni negative, quindi sono il karma si genera con l'azione, azione positiva o negativa. Come si genera l'azione? L'azione nasce sempre a seguito di un pensiero. Quindi se noi guardiamo attentamente questo processo, comprendiamo che vero abbiamo un karma che dobbiamo attraversare, ci sono determinate esperienze che dobbiamo attraversare perché dobbiamo superarle, dobbiamo imparare qualcosa, dobbiamo purificarci, ma ci sono altri aspetti verso i quali abbiamo un controllo, ovvero modificando e lavorando sulla qualità dei nostri pensieri, sull'innalzamento energetico, vibrazionale, abbiamo la possibilità di modificare il modo in cui pensiamo, ergo modificare anche le azioni che ne conseguono. Quindi se avrò pensieri positivi, avrò pensieri di una certa qualità, andrò a produrre delle azioni che corrispondono alla mia struttura di pensiero. Se ho pensieri negativi, e se mi lamento continuamente, se vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto, avrò delle azioni che sono coerenti e compatibili con questa struttura di pensiero. Questa azione va a determinare la realtà in cui vivo e i risultati che ottengo, ovvero va a determinare un karma specifico, va a determinare anche l'aspetto di serenità, di felicità, di soddisfazione che porto o meno nella mia vita. Quindi con il Reiki vogliamo aiutarci attraverso queste pratiche di visualizzazione, di canalizzazione dell'energia, non solo per aiutare il nostro sistema fisico ed emotivo, non solo per aiutare gli altri, ma proprio per lavorare bene sulla nostra, su come scegliere i pensieri e su come visualizzare determinate cose, determinate situazioni, sciogliere i nodi, sciogliere determinate dinamiche, andare a ammorbidire, diciamo, queste dighe, queste ostruzioni che abbiamo creato dentro di noi e piano piano incamminarci su un sentiero di perdono. Non sarà necessariamente solo esclusivamente il Reiki. Io ne sono la dimostrazione. Nel mio caso, quando ho iniziato il mio percorso, mi sono prima approcciata allo yoga, il Reiki poi è arrivato in un secondo momento e poi queste due cose hanno cominciato a camminare più o meno di pari passo. Però sono state cose complementari, quindi vi invito ovviamente a cercare le attività che sono più affini alla vostra personalità piuttosto che alle esigenze che sentite di avere in questo momento di vita. Però quello che vogliamo comprendere è che il blocco è conseguente a questi attaccamenti che abbiamo all'interno di noi e che possiamo superare solo quando sinceramente ci rivolgiamo e ci incamminiamo in un percorso di riscoperta, in un percorso che va a sgretolare completamente quelle finte convinzioni alle quali ci attacchiamo e ci aggrappiamo con le unghie. Io reputo un ottimo strumento, perlomeno come primo passo di scoperta e di sgretolamento di queste convinzioni, la psicoterapia. La psicoterapia, per quanto mi riguarda, è stato un grandissimo aspetto, un aspetto fondamentale del mio percorso di ricerca di ritrovamento di dove fossi, di chi fossi e di in quale direzione stessi andando, perché la psicoterapia mi ha consentito di andare a eliminare determinati strati che avevo costruito sul mio vero essere, no? Quindi tutti quegli strati che fanno parte della maschera, della mia identità, della mia finta identità, quella che avevo creato e in cui credevo fermamente, no? Quindi io sono questo perché lavoro in ufficio, perché faccio queste cose qua, perché ho questo determinato ruolo. In realtà poi la vita, per una serie di situazioni, mi ha insegnato che quello era il ruolo che rivestivo in quel momento lì e che indipendentemente dal ruolo che io posso giocare sulla piattaforma materiale, quello che io sono veramente è completamente al di là di tutti i giochi, di tutti i ruoli che vado a interpretare oggi nella mia quotidianità. Quindi la psicoterapia è stato il mio primo approccio al mondo spirituale, poi in un secondo momento è arrivato lo yoga che mi ha dato altri strumenti e uno specchio per
verificare i miei punti di debolezza, i miei punti di forza, i punti in cui mostro resistenza. Infatti, uno dei nostri maestri diceva: il corpo non è inflessibile, è la mente che è inflessibile, ovvero tutta la flessibilità che si sviluppa nel corpo attraverso la pratica dello yoga andrebbe in qualche modo anche a rispecchiare la flessibilità che è all'interno della nostra mente. Vero e falso, nel senso che poi ripetiamo anche spesso che la flessibilità che noi abbiamo nel corpo non è il punto finale, l'obiettivo finale dello yoga, come si dice, lo yoga non è toccarsi la punta dei piedi. Diversamente, i grandi acrobati o le ginnaste saprebbero cosa significa? Sono flessibile, allora hanno già raggiunto uno stadio di illuminazione. Non è una questione di corpo, non è una questione di flessibilità, però effettivamente tutti quelli che praticano potranno testimoniare che tutte le volte che lasciavano andare qualcosa mentalmente, anche rispetto alla postura con la quale si stavano approcciando, non appena c'era una predisposizione mentale ad abbandonarsi a quella postura, anche il corpo era più aperto, cioè anche nel corpo avveniva una nuova realizzazione, si creava un nuovo spazio nel quale si scopriva un qualcosa di nuovo, quindi la postura veniva in un modo più armonico, piuttosto che veramente trovava accesso a una profondità diversa rispetto magari alle pratiche precedenti. E da un giorno all'altro anche la pratica può cambiare. Perché? Perché queste pratiche sono proprio uno specchio, come dicevo prima, di quello che accade in quel momento nella nostra vita. Stessa cosa per il Reiki. Il Reiki non è una linea dritta in cui impariamo la pratica del Reiki ed è sempre uguale e ci sentiamo sempre a 180.000 energeticamente, no? È una pratica di conoscenza reciproca, quindi quando cominciamo a praticare il Reiki non è che in 2 giorni siamo diventati praticanti Reiki e basta. No, in 2 giorni noi riceviamo gli strumenti necessari ad affrontare il viaggio con la pratica del Reiki, ma poi la nostra pratica singola quotidiana che ci fa diventare, che ci porta, più che diventare, che ci porta a definirci dei praticanti del Reiki, dei praticanti dello yoga. Noi saremo e siamo sempre eterni praticanti, prima di tutto. Quindi tutte queste pratiche hanno questo scopo, hanno questa funzione e abbiamo visto quindi come l'energia fluisce nel corpo, che cos'è un chakra, come si manifesta il blocco. Abbiamo anche visto il significato di tutte queste discipline rispetto tutti questi blocchi. Io vi ringrazio per aver seguito questo breve video in cui ho cercato di concentrare il più possibile queste informazioni. Ovviamente ci vorrebbe molto più tempo per andare ad aprire i diversi argomenti specifici e andarli a studiare, confrontarci anche nel dettaglio, però per il momento vi saluto. Se vi va, potete seguire la mia pagina Facebook Eli Sunrise 108 e seguirmi oppure scrivermi se volete altre informazioni su corsi Reiki, corsi yoga o trattamenti. Grazie mille, namaste e passate una bella giornata. Ciao!